Trovate a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. Nuovi occhi per sorvegliare la città di Sulmona. Forze dell'ordine dal prefetto e il comune, nel frattempo, accelera. Sentiamo meglio nel servizio di Andrea Dauretti. C'è Via Vezzano rimbalzata agli onori della cronaca per le auto incendiate e la microcriminalità. Il cimitero che ha fatto registrare diversi furti di rame, l'area remo di Celestino V e del parco fluviale Augusto da Olio, entrambe finite nel mirino degli incivili e dei vandali. Le zone periferiche che segnano l'ingresso e l'uscita della città, ma anche le frazioni perché non restino abbandonate a se stesse. Sono questi i punti strategici individuati dall'amministrazione comunale, dove scatterà l'operazione sicurezza con l'installazione di nuove telecamere grazie ai fondi allocati in bilancio che ammontano a 30.000 euro circa, almeno una decina di nuovi apparecchi che si vanno ad aggiungere a quelli esistenti per i quali si attende la manutenzione. Se ne è parlato ieri nel vertice operativo in prefettura L'Aquila, convocato dal prefetto Giuseppe Linardi, che ha voluto radunare le forze dell'ordine per discutere sul controllo del territorio, sul soccorso. Un summit senza esponenti politici per varare il piano di controllo coordinato del territorio. A rappresentare la città di Sulmone è stato il numero uno della polizia locale Antonio Lidigante sulla volontà dell'amministrazione comunale di procedere con l'operazione sicurezza interviene la consigliera Roberta Salvati. Non a caso spinto per allocare questi fondi in bilancio per puntare su prevenzione e sicurezza nei punti strategici della città, a cominciare dal centro storico in quelle zone prese di mira, manca anche alle periferie e alle frazioni senza tralasciare le scuole, spiega la consigliera facendo notare che con altri 5.000 euro si provvederà alla manutenzione delle telecamere esistenti. L'attuale impianto di sorveglianza più volte non è risultato utile indagini investigative e necessita sicuramente di una revisione, per questo si attende l'apposita gara d'appalto che sarà allungata da tempo ma al momento ancora viene bandita. Dagli incendi alle strade, la montagna è sempre in emergenza, il CAI risuona la sveglia, sentiamo nel servizio. Per quanto altro tempo dovremo assistere alle emergenze prima che qualcuno si decida a prevenirle, a ricostruire il territorio partendo dalle vie di comunicazione? Quando capiranno i sindaci dei territori montani che le promesse sono svanite? Quante altre volte si dovrà ricorrere volontari come quelli che si sono visti in questi giorni ad aggiustare e ripulire le strade chiuse? Tutte domande che arrivano dal CAI di Sulmona alla luce dell'emergenza viabilità degli ultimi giorni, che sommata all'emergenza incendi della scorsa estate, il risultato è una perenne emergenza. D'altronde, se è vero che la matematica non è un'opinione, cambiando l'ordine degli addenti il risultato non cambia. Eppure chi va in montagna aveva più volte segnalato la situazione delle strade, la loro continua chiusura, e aveva anche creduto all'inizio dei lavori nel mese di aprile per riaprire la strada tra Pacentro e Passo San Leonardo, intervengono dal CAI spiegando che ci si ritrova ancora una volta a lottare quando l'emergenza è avvenuta. Bene hanno fatto alcuni sindaci a protestare, per la verità pochi, come se il problema fosse solo di Pacentro, Campo di Giove e non degli altri comuni. Che si pregiano di avere assessori con delega alla montagna. Ma secondo il CAI, forse si è sbagliato il luogo della protesta, la fotografia non andava fatta davanti a molti blocchi di cemento, ma nei palazzi della regione e della provincia, mentre si battono i pugni sulle scrivanie di coloro che decidono chi sia figlio o figliastro per chiedere risorse per un territorio montano che invece di essere considerato una ricchezza, è abbandonato a se stesso. Un territorio di paradossi dove il giovane Francesco è rimasto imprigionato nella sua azienda con la sola colpa di voler lavorare a casa sua mentre a pochi chilometri si sono investiti 5 milioni di euro per il carosello della neve e non ci stancheremo mai di ricordarlo. O l'altro paradosso che mentre si protesta per la chiusura delle strade per mancanza di manutenzione a valle lungo la statale 17 veniva steso un nuovo manto di asfalto per permettere il passaggio del Giro d'Italia. Tornando alla montagna i cai, impegnati nelle ricondizioni fanno sapere di aver trovato sentieri invasi dalla vegetazione, distrutti dalle frane, interdetti da ordinanze prefettizie, ma si sono già rimboccati le mani. Che supplendo ancora una volta alle istituzioni preposte a questi lavori. Adesso, aggiornamenti di cronaca. Un uomo di 46 anni della provincia di Pescara è stato arrestato perché trovato in possesso di un'enorme quantità di file con scene di violenze sessuali nei confronti di bambini alcuni dei quali in tenera età. Le indagini hanno portato anche a 13 denunce, dopo una complessa e prolungata indagine della Polizia di Stato, nei confronti di soggetti che si sarebbero scambiati in rete immagini e video pedopornografici. Sono state condotte dal compartimento le indagini sono state condotte dal compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Palermo con il supporto dei compartimenti di Pescara, Milano, Torino, Bari, Genova, Venezia e Cagliari coordinati dal servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma nell'ambito eh, dell'attività della Polizia di Stato e dunque tutto ciò ha portato all'arresto, come dicevamo, di un uomo di 46 anni della provincia di Pescara. Adesso c'è un altro aggiornamento di cronaca perché c'è stato il sequestro di beni tra le regioni Abruzzo e Molise eh, approfondiamo dunque questa notizia che proviene dalla Guardia di Finanza tre avvisi di garanzia e sequestro di beni da parte della Guardia di Finanza di Isernia nell'ambito di una vasta indagine sul territorio nazionale coordinata dalla locale Procura della Repubblica l'inchiesta e su una truffa che sarebbe stata eh, perpetrata ai danni di soci di una società per azione. Eh, destinatari degli avvisi di garanzia sono due imprenditori e un professionista in esecuzione del provvedimento giudiziario eseguito. Sotto il coordinamento del procuratore capo della Repubblica di Sernia, Paolo Albano, le fiamme gialle hanno sequestrato beni mobili ed immobili nelle province di Sernia, Campobasso e per quanto riguarda l'Abruzzo nella provincia di Chieti per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. La truffa, secondo quanto è emerso dalle indagini, sarebbe stata architettata da un imprenditore umbro già sottoposto a misure cautelari e condannato per reati tributari, societari, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e trasferimento illecito di valori, individuato quale eh, uomo che aveva così messo in atto il coordinamento per arrivare a diverse truffe milionarie ai danni dello Stato. Lasciamo questi aggiornamenti di cronaca, adesso torniamo nel centro Abruzzo, l'inciviltà trova casa nel tempio di Ercole Curino e nell'area celestiniana che resta abbandonata a se stessa. Il servizio è di Andrea Daurè. Una serie di bottiglie di plastica lasciate per terra, come pure cartacce, rifiuti di ogni altro genere. Nonostante le segnalazioni che arrivano in continuazione dagli appassionati della montagna, dai turisti, e anche da Onda TG, l'area celestiniana resta in pieno degrado. I volontari la curano, la ripuliscono spesso, con senso di responsabilità e abnegazione, ma gli incivili non vanno mai in vacanza. Episodi di degrado e di incuria rimbalzano a cadenza quasi settimanale agli onori della cronaca, preoccupando addetti ai lavori e non solo, vista la storia che si si cela dietro l'area celestiniana e il tempio di Ercole Curino preso di mira dagli incivili domenica scorsa, tant'è che un gruppo di sulmonesi con tanto di macchina fotografica al seguito hanno immortalato il degrado purtroppo ogni progetto di affidamento della gestione dell'area celestiniana si è infranto tre anni fa davanti al fatto che l'intera zona è gravata da usi civici. Nel maggio del 2015 il nodo venne al pettine durante un'accesa seduta del Consiglio Comunale l'amministrazione guidata all'epoca da Sindaco Peppino Ranalli aveva deciso di affidare l'aria all'Associazione Celestiniana. Anche in quell'occasione, in grave ritardo, i dirigenti comunali si accorsero e dovettero prendere atto che quell'aria non poteva essere gestita perché su di essa insistono usi civici. A scoprire tutto fu l'opposizione consigliare. La Diatriba si risolse infatti con una pronuncia del Dipartimento dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole della Regione. A Sulmona sono a rischio i mercati di Ferragosto in quanto gli esercenti annunciano la protesta. Sentiamo. La musica non cambia per gli esercenti di Piazza Garibaldi che sono su piede di guerra, almeno la maggior parte di loro, per la stagione estiva. Anche quest'anno dovrebbe saltare il mercato di Ferragosto, che cade proprio di mercoledì, e le richieste presentate negli ultimi mesi agli organi preposti, nei tavoli tecnici e non solo, non sarebbero state prese in considerazione. Con largo anticipo sulla tabella di marcia i commercianti annunciano la protesta, non il sit in sit-in, ma una serie di eventi che organizzerebbero in concomitanza con quelli programmati, come l'installazione di gonfiabili per bambini per occupare e riempire tutto il plateatico della piazza è quello che chiedono da anni se nelle scorse settimane gli esercenti si sono confrontati con l'associazione giostra cavalleresca individuando dei margini di soluzione per l'estate 2019 visti i tempi risicati la concertazione è del tutto mancata per i concerti del festival montaningez verso il quale gli esercenti non hanno nulla in contrario tant'è che avevano chiesto al comune un confronto quello che chiediamo è di non far saltare i mercati di Ferragosto perché è lì che si concentra il turismo la soluzione è stata prospettata anche lo scorso anno, tenere in mercato il palco insieme, ma questa volta nessuno ci ha contattato. Se non si arriverà al confronto procederemo con la protesta, concludono gli esercenti, alcuni ovviamente che già si stanno organizzando per l'estate. C'è un altro aggiornamento di cronaca, nei giorni scorsi si presentava all'ufficio immigrazione della Questura dell'Aquila un cittadino di nazionalità pakistana per formalizzare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno che gli era stato rilasciato dalla questura di Caltanissetta nel 2015 lo straniero Dopo il rilascio del primo permesso di soggiorno ha trascorso dei lunghi periodi all'estero ed è rientrato in Italia per richiedere il rinnovo del titolo posseduto. Gli accertamenti esperiti anche presso gli archivi elettronici dell'Interpol finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo del documento hanno riscontrato che l'uomo... Era un soggetto da ricercare in ambito internazionale ai fini estradizionali. Infatti eh, lo straniero, si legge in una nota della Questura dell'Aquila, come confermato dal servizio Interpol pakistano, era destinatario di un mandato di cattura per omicidio doloso in concorso commesso nel suo paese d'origine, alla luce di quanto accertato nella giornata di ieri il personale dell'ufficio immigrazione diretto da Franceschina De Dominicis, commissario capo. La Polizia di Stato procedeva ai sensi degli articoli 715 e 716 del codice di procedura penale all'arresto del cittadino extracomunitario dopo averlo prelevato presso il domicilio dello stesso eh, dichiarato al momento della richiesta del rinnovo del titolo. Lasciamo dunque. Questo aggiornamento di cronaca che proviene dall'Aquila, passiamo ad altro. Gli ospiti del centro autismo a Casina Italica, quando l'integrazione passa per la tavola. Il servizio è di Andrea D'Aurelli. L'inclusione e l'inserimento lavorativo passano anche a tavola e questo è il filo conduttore dell'iniziativa Beneficenza Chilometro Zero, ideata dal centro diurno per l'autismo di Prato-La Peligna, dall'agriturismo Casina Italica. Un progetto di cucina che vede protagonisti gli ospiti della struttura, i veri e propri addetti ai lavori, dalla preparazione del pranzo, all'allestimento della tavola fino al lavaggio dei piatti. Si seguiranno infatti tutte le fasi e ogni ragazzo sarà impegnato in una di queste mansioni con lo scopo, perché no, di un futuro inserimento lavorativo. Collaborerà. Anche con il proprietario di Casina Italica, Salvatore Margiotta, con la vendita di bellissime magliette con il logo della casina, il cui ricavato sarà interamente devoluto all'attività del nostro centro, annuncia Lorenza Petrella, assistente sociale per il centro per l'autismo. Ringrazio Salvatore Margiotta per questa bellissima iniziativa, Abruzzo Autismo Ollus, in quanto sta collaborando con noi in questo fantastico progetto, le nostre cooperative Polis in nuova dimensione, il professor Marco Valenti, in quanto referente del CRRA dell'Aquila e tutti i genitori operatori del centro per l'autismo di Prato la Felinia sempre disponibili e attenti nel lavoro costante con i nostri ragazzi, conclude la giovane. Il progetto è entrato nel vivo questa mattina e dimostra come sul fronte dell'inclusione sociale e dell'inserimento lavorativo non si finisce mai di imparare. Parte con una novità assoluta la stagione estiva sulla storica ferrovia Sulmona-Isernia, ribattezzata la Transiberiana d'Italia. In occasione del ponte della Festa della Repubblica, sono previste due partenze da Sulmona che daranno la possibilità di utilizzare un unico biglietto valido come viaggio di andata per sabato 2 giugno. E come viaggio di ritorno per domenica 3 giugno in modo da consentire a viaggiatori e turisti, si legge in una nota dell'Associazione Le Rotaie, il soggiorno in una delle tante località di quota toccate dalla ferrovia, utilizzando il treno storico come unico mezzo di spostamento della due giorni, avendo anche a disposizione il trasporto gratuito delle bici a bordo treno. L'iniziativa prosegue l'Associazione Le Rotaie, nasce in via sperimentale in occasione dei treni delle orchidee del 2 e 3 giugno e rappresenta un investimento dell'Associazione Le Rotaie. E adesso apriamo la pagina sportiva, ci occupiamo di calcio e parliamo. Della formazione allievi della Virtus Pratola che si è laureata campione provinciale. Lo scorso sabato la Virtus Pratola Allievi ha ottenuto il successo ai rigori nella finale contro la Valle Aterno Fossa. Sentiamo. Gli allievi della Virtus Pratola si laureano campioni provinciali. Nella finale dello scorso sabato ad Antrosano contro la Valle Aterno Fossa, al termine dei tempi regolamentari e dei supplementari conclusi sullo 0-0, si sono imposti dopo l'ottavo rigore. La rete della vittoria è stata del portiere di Placido che dopo aver parato rigore si è portato lui stesso alla battuta del successivo che ha permesso ai Pratolani di vincere il match. È stata una gara molto dura e sofferta contro gli Aquilani, apparsi fisicamente più pronti con elementi classe 2001 al cospetto della Virtus Pratola scesa in campo col ragazzi del 2002 2003. Grande soddisfazione da parte di tutta la squadra, della dirigenza, dello staff tecnico, degli allenatori di Bacquettofano e delle numerose persone accorse per l'occasione. Questa vittoria afferma la società, permetta alla Virtus Pratola, una delle poche realtà qualificate come scuola calcio elite, di tornare sui palcoscenici del calcio giovanile che gli competono, come il campionato regionale che rappresenta una vetrina più importante. Ad inseguire il traguardo di campione provinciale saranno ora anche i giovanissimi, guidati dai tecnici Saccocce e Di Cioccio, che hanno dominato il proprio raggruppamento con 14 vittorie in altrettante gare, 87 gol realizzati e solo 5 subiti. E adesso l'atletica leggera, le gare degli allievi e dei cadetti dello scorso fine settimana hanno concluso a Sulmona gli appuntamenti con i campionati regionali di società. I campionati di società lievi e cadetti sabato e domenica hanno concluso a Sulmona le gare a livello regionale che dal mese di marzo hanno portato in città oltre 2.500 atleti di tutte le categorie. L'appuntamento dello scorso fine settimana è servito ai tecnici abruzzesi per le selezioni al trofeo Brixia Meeting in programma il 20 maggio a Bressanone e al Meeting nazionale città di Fidenza del 10 giugno. Gli atleti dell'amatori Serafini Sulmona hanno fatto registrare importanti risultati come gli ostacolisti Remo Palazzone e Lucia Santucci che hanno brillato nelle rispettive gare. Palazzone ha centrato il successo nei 110 ostacoli. A seguire Lucia Santucci si è imposta sulla distanza degli 80 metri. Le due vittorie si vanno a sommare a quelle di Nino DiCenzo nel lancio del peso, Gianluca D'Angelo e Vittoria Casaccia nel salto in alto. Buone inoltre le prestazioni di Ludovica Di Cesare nei 100 e 200 piani, e sempre di Nino DiCenzo nel lancio del martello. Queste gare per molti sulmonesi sono servite per prepararsi ai campionati italiani studenteschi che si svolgeranno la prossima settimana sulla pista dello stadio La Favorita di Palermo. E tutto pronto al centro sportivo della Magneti Marelli di Sulmona per la 37 Coppa Speranze Fiat di Corsa Campestre, non edizione per la Magneti Marelli di Sulmona, gara come dicevamo di Corsa Campestre riservata alle scuole medie inferiori maschili e femminili della provincia dell'Aquila, in programma per la mattinata di domani, mercoledì 16 maggio. Attesi ai nastri di partenza 507 alunni. Di 14 scuole dei comuni di Sulmona, Pescasseroli, Barrea, Trasacco, Capistrello, L'Aquila, Raiano, Castelvecchio Subequo, Luco De Marsi, Tagliacozzo, Castel di Sangro, Ateleta, Avezzano e Pesco Costanzo che sul circuito di mille metri allestito all'interno del centro sportivo della Magnete Marelli di Sulmona si contenderanno il titolo della Supercoppa. La manifestazione è organizzata dalla Sport Promotion di Formia e sponsorizzata solo ed unicamente dallo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. Le gare prenderanno il via a partire dalle 10.15 con la prima media femminile, poi continueranno fino alle 12.15, orario previsto per il termine di questa giornata di atletica leggera. Con la Coppa Speranze Fiat, ripetiamo, in programma domani mattina al centro sportivo della Magneti Marelli di Sulmona. Lasciamo lo sport, arriva un aggiornamento dall'Aquila, dove si procede alla proroga dell'orario di accensione degli impianti termici a seguito. Delle numerose segnalazioni e richieste giunte da parte della cittadinanza si legge... In una nota del Comune dell'Aquila il sindaco del capoluogo di regione Pierluigi Biondi con apposita ordinanza ha predisposto il prolungamento dell'orario di accensione degli impianti termici in funzione negli edifici pubblici e privati. La proroga alla riaccensione l'esercizio degli impianti per la climatizzazione invernale passa da 2 a 7 ore massimo giornaliere ed è valida fino al 21 maggio prossimo. La disposizione, conclude la nota, si rende necessaria alla luce delle condizioni meteorologiche con temperature al di sotto della media stagionale. L'ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila. Lasciamo dunque questo aggiornamento che proviene dal capoluogo di Regione, non ci sono altri aggiornamenti, possiamo così quasi concludere questo appuntamento con l'informazione, ma come al solito prima dobbiamo vedere la programmazione cinematografica alla multisala Igioland di Corfinio, sono in programmazione questi film, Deadpool 2 alle 18.10 e 21.10, Tonno spiaggiato alle 18.20 e 21.10, loro parte 2 alle 18.10 e 21.10, mentre al Cinema Pacifico di Sulmona è in programmazione il film Il giovane Karl Marx con orari 18.45 e 21.15. È tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Grazie della cortesa attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 sul canale 18 del Digitale Terrestre, in streaming sul nostro sito www.ondatv.tv oppure anche sulla nostra pagina Facebook. Grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo con il Meteo. Buona giornata. Sulla nostra regione, condizioni di cielo nuvoloso molto nuvoloso, con annuvolamenti più consistenti sulla Marsi che nell'Aquilano, dove saranno possibili rovesci localmente di moderata intensità, occasionalmente a carattere temporalesco più probabili sul settore orientale e costiero, dove si prevedono condizioni di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili temporanee schiarite, ma poi assisteremo ad un nuovo aumento della nuvolosità con possibili formazioni temporalesche in estensione dalle zone montuose ed alto collinari verso le aree costiere. Temperature in ulteriore generale diminuzione, più sensibile sulla Marsi che nell'Aquilano. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali sulle zone interne montuose, orientali lungo la fascia costiera, con possibili rinforzi, specie durante i temporali. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento.